Massimo è il nostro ultimo relatore e Massimo Cocco ci parlerà della condivisione di dati, prodotti scientifici nella scienza della Terra solida, l'esperienza dell'infrastruttura di ricerca EPOS, European Plate Observing System. Prego, Massimo. Grazie, scusate che prima una prima parte della presentazione di Simona l'ho persa perché ero rimasto intrappolato dentro GoToMeeting, cioè non riuscivo ad uscire. Voi vedete il mio schermo adesso, no? Sì. Ok, perfetto. Allora, sì, io ho preparato questa presentazione con un duplice scopo. Da un lato presentarvi diciamo, EPOS come un'infrastruttura di ricerca paneuropea, ma dall'altro fare anche una discussione sul cosa vuol dire integrare dati attraverso repositories, banche dati o infrastrutture di ricerca. Infatti, la mia idea era quella, se me lo consentite, di partire un po' come con una metafora, no? Considerate l'universo come il sistema di generazione dei dati e come noi ben sappiamo, praticamente in questo universo ci sono diversi soggetti che partecipano alla generazione del dato, che sono i ricercatori individuali, gli osservatori, le reti di monitoraggio, i laboratori e le facilities sperimentali, i sistemi di osservazione sulla Terra o dallo spazio, gli studenti, i ricercatori, e insieme alla generazione dei dati c'è tutto un insieme della scientific knowledge, cioè la conoscenza e l'informazione scientifica. Ora, intercettare tutto questo universo è un'impresa praticamente ardua, improba, e questo è uno dei dubbi che secondo me ho sempre con lo European Open Science Cloud, perché c'è la presunzione di intercettare questa che viene chiamata la long tail of science. Ora, quello che le infrastrutture di ricerca fanno in realtà, loro, le infrastrutture di ricerca campionano una parte di questo universo. È come se noi con un radiotelescopio campionassimo una parte dello spettro, diciamo, dell'universo in una banda di frequenze ben note. Ma hanno il vantaggio, le infrastrutture di ricerca, che sebbene campionino una parte limitata della porzione dei dati, possono praticamente assicurare il controllo della qualità, la standardizzazione dei dati e dei metadati, la cura e l'integrazione dei metadati, la cura e l'integrazione dei dati e dei servizi, l'accesso ai prodotti scientifici, e su questo vorrei dopo parlare un attimo, e tutti i servizi che portano dalla visualizzazione all'analisi, all'utilizzo multidisciplinare dei dati, fino al fatto di riuscire a promuovere, diciamo, la generazione di nuovi prodotti scientifici, la qualificazione dei dati e dei servizi. Questo è lo scopo di un'infrastruttura di ricerca. Ora, è chiaro che un'infrastruttura di ricerca ha come obiettivo quello di gestire i dati in un modo fair o meno. E qui praticamente se noi rappresentiamo in uno spazio bidimensionale questo universo della generazione dati, noi abbiamo diversi insieme, sono i dati che sono aperti, i dati che sono fair, i dati che sono gestiti. E la sovrapposizione fra questi tre insiemi non è scontata, perché ad esempio solo una parte dei dati open access possono essere fair se non hai i servizi che li rendono fair. E quindi questo che volevo mettere in evidenza è il fatto che le infrastrutture di ricerca rappresentano quindi un ambiente per gestire i dati e credo che oggi ne abbiamo avuto diversi esempi di servizi, di infrastrutture di ricerca. Ora, per me una banca dati di per sé non necessariamente è un'infrastruttura di ricerca, perché il fatto di dare accesso ai dati è uno solo dei requisiti che fa tra un repository su una banca dati e un'infrastruttura di ricerca. E quello che volevo appunto presentare la centralità perché attraverso le infrastrutture di ricerca, in particolare io mi riferisco ad EPOS, che è un'infrastruttura per le scienze della Terra solida, noi riusciamo a gestire e coordinare l'accesso virtuale a dati e servizi, l'accesso fisico delle persone ai laboratori e agli osservatori, possiamo gestire la comunicazione con diversi stakeholders. Però uno dei due punti che vorrei proprio sottolineare per la discussione, fondamentalmente affrontare il problema della sostenibilità. Ora, la sostenibilità non è soltanto finanziaria, ma la sostenibilità è un concetto multidimensionale che coinvolge diverse dimensioni, tra cui quella tecnologica, quella finanziaria sicuramente, ma anche quella di governance e quella legale.
E questo secondo me è un punto che rende e rafforza la necessità appunto di sostenere dei piani di integrazione o degli approcci federati all'integrazione dei dati. E tutto questo sono dei requisiti per rafforzare il data management e l'interoperabilità. Ora, io faccio riferimento ad un'iniziativa che è per le scienze della Terra solida e che più o meno raccoglie dati relativi a terremoti, eruzioni vulcaniche, geologia, dati geodetici, laboratorio e anche maremoti, che rappresentano in qualche modo la sovrapposizione e l'interfaccia con la parte marina. Nel campo delle infrastrutture ambientali europee, specialmente quelle diciamo coordinate, nate nell'ambito dello European Strategic Forum on Research Infrastructure, ESFRI, EPOS ha avuto una scelta non casuale di avere un'unica infrastruttura per tutte le scienze della Terra solida. Questo fa la differenza con le scienze marine, dove ci sono tantissime infrastrutture di ricerca, personalmente ritengo anche troppe, che hanno delle eccellenze, oggi ne abbiamo viste diverse, sia in termini di competenze ed esperienze nella cura e nella gestione dei dati, sia nella gestione dei dati FEIR e l'interoperabilità. Però chiaramente la scelta che abbiamo fatto noi nelle scienze della Terra solida è quella di averne una, perché noi volevamo favorire e promuovere l'utilizzo dei dati attraverso servizi all'interno anche della nostra comunità, perché un ottimo sismologo potrebbe non essere in grado di processare ed utilizzare, per esempio, i dati GPS che gli vengono fuori da una rete geodetica, perché quei dati devono essere processati e analizzati. Spesso i servizi e i software non sono nemmeno pubblici, sono nemmeno open source, sono commerciali, e quindi tu puoi avere un ottimo studente di dottorato che è in grado nel suo settore in sismologia di fare ricerca ad altissimo livello, ma che non è in grado di processare e utilizzare dei dati, diciamo, geodetici o satellitari. Quindi EPOS non è un progetto di ricerca, è un piano di integrazione a lungo termine, per i motivi che voi avete sottolineato in tutte le precedenti presentazioni, perché praticamente vuole proporre un approccio federato per le scienze della Terra solida a tutti i data providers che sono distribuiti circa in 25 paesi europei e che con il fatto di condividere una visione ed una missione. A lungo termine è davvero a lungo termine, cioè è pluriennale e pluridecennale. La visione è quella di assicurare l'utilizzo sostenibile, l'utilizzo e riutilizzo dei dati, ovviamente cercando di unire il contributo per la scienza con quello per il rischio, la pericolosità, i geohazard, e quello delle georisorse, quindi un utilizzo sicuro e sostenibile dell'ambiente e delle georisorse. Con questa visione, in circa 10 anni, perché EPOS è nato come, diciamo, fase di concepimento nel 2007-2008, ma ha fatto tutta la fase preparatoria e di implementazione ed è attualmente nella fase di test preoperativo, praticamente la missione è stata quella di costruire un'infrastruttura di ricerca. Questa figura che vedete un po' ne rappresenta l'architettura, dove le comunità sono organizzate per condividere i dati e renderli interoperabili, per renderli accessibili da un portale dove c'è la parte di integrazione dei metadati e dei dati con dei servizi, con un accesso all'utenza e con un accesso a servizi di calcolo e servizi informatici. Questa è stata la missione. Però per contribuire alla discussione vorrei portare tre elementi. Il primo elemento è quello: noi parliamo di dati, però i dati diciamo, sono diversi e in EPOS noi abbiamo una tassonomia. Perché noi abbiamo i raw data, e i raw data sono quelli basilari che quasi sempre sono open access. L'esempio della sismologia è l'esempio, diciamo, per eccellenza di scienza aperta e di open science, perché i dati sono disponibili in real time in tutto il mondo. Quindi quando c'è un terremoto in qualsiasi parte del mondo, un sismologo, dovunque esso sia, ha accesso a dati controllati con qualità e standardizzati in tempo reale. Ovviamente un sismogramma, per cui tu devi sapere cosa saper poter fare con un sismogramma. Però qui, ad esempio, proprio per il discorso che facevamo prima sui dati FEIR, i sismologi che hanno questo livello elevatissimo di condivisione dei dati sono restii a qualsiasi servizio di autenticazione e registrazione dei dati, perché loro vogliono scambiare tutto in modo autonomo e questo deve essere mantenuto e preservato. Poi tu hai dei dati che sono i data products di livello di tassonomia minore, cioè sono quelli che vengono da
procedure praticamente automatizzate, che può essere una magnitudo, una localizzazione del terremoto, un meccanismo focale. Solitamente anche questi sono aperti, ma sono gestiti chiaramente da organizzazioni di ricerca, non soltanto perché sono quelli che gestiscono sistemi di osservazioni e reti. E qui già arrivi a un livello di un data product che comunque ha un alto livello di accesso e di apertura. Poi ci sono i risultati della ricerca, cioè quelli che i ricercatori fanno con le investigazioni e con le proprie ricerche. Questo c'è un esempio di un interferogramma dai dati da satellite di un terremoto, oppure una faglia, un modello di sorgente di un terremoto, questo è l'esempio del terremoto dell'Aquila, oppure la struttura dell'interno della Terra. Ora, tutto questo praticamente per essere condiviso deve avere un livello di controllo di qualità e di standardizzazione che già, diciamo, porta la scienza aperta e la condivisione dei dati a un livello di consapevolezza e di preparatezza superiore. Poi ci sono i dati che vengono dall'analisi complesse di una comunità. Qui c'è l'esempio della mappa di pericolosità italiana. Ora, la mappa di pericolosità italiana deve essere un dato aperto se ci riferiamo a questa mappa, ma i servizi che gestiscono l'accesso a questa mappa non necessariamente devono essere aperti a tutti, perché non ci sarebbero le competenze e la capacità per poter gestire. Tutto questo per dire, fino al software, che invece ha il paradigma dell'open source completamente diverso, che parlare di scienza aperta e di dati aperti, diciamo, deve essere declinato al tipo di dati e di prodotto scientifico a cui noi ci riferiamo. Questo è il mio primo messaggio. Il secondo messaggio riguarda, la gestione dei dati. Questa di nuovo è l'architettura di EPOS, dove parte dalle infrastrutture di ricerca nazionali. I data providers sono il motore. Senza i data providers, cioè le comunità che producono i dati, che ma li mantengono in tutto il loro ciclo. Quindi, perché diciamo, dei buoni dati richiedono una buona gestione del dato su tutto il suo ciclo, e questo può essere fatto soltanto dalle infrastrutture di ricerca a livello nazionale o a livello, diciamo, regionale. E qui inizia il problema della sostenibilità, perché questo, diciamo, richiede risorse, richiede impegno, richiede esperienze, richiede risorse umane. EPOS integra queste infrastrutture di ricerca da diverse comunità e le integra in servizi tematici che sono divisi per comunità. Quindi c'è la sismologia, ci sono gli osservatori delle zone di faglia, gli osservatori vulcanologici, i dati GPS, i dati satellitari, osservazioni geomagnetiche, il rischio antropogenico, sismicità indotta, i dati geologici, dove ci sono i servizi geologici, i laboratori di chimica e fisica delle rocce e i laboratori sotterranei per le georisorse. Adesso c'è una nuova comunità che sta entrando, che è la comunità degli tsunami, che ha i servizi non solo mareografici, ma fondamentalmente tutti gli scenari e i calcoli dei prodotti di scenari di inondazione da tsunami, e incluso, diciamo, i rapporti con i centri d'allerta degli tsunami del Mediterraneo. Quindi ci sono due nuovi servizi tematici che stanno entrando, che sono quello degli tsunami e l'altro è quello dell'ingegneria sismica. Ora, a livello di tematico, ciascuna disciplina è stata chiamata a standardizzare, a fare il controllo di qualità e quindi a lavorare sui metadati per renderli interoperabili. Interoperabili con un hub centrale che è adesso in test preoperativo, che è ospitato in Inghilterra e in Francia con l'appoggio della Danimarca, mentre la sede legale dell'infrastruttura è ospitata in Italia, l'INGV, che ospita il consorzio dell'ERIC. Qui è dove noi abbiamo lavorato sui metadati, e qui c'è stato il secondo problema, perché adesso con il paradigma dei dati FAIR tutti praticamente vanno a cercare i cataloghi di metadati e noi cominciamo ad essere diciamo, contattati da varie iniziative europee che ci dicono esportate i vostri cataloghi di metadati. Ora, io non credo che questo sia un approccio giusto, non è un approccio nemmeno rispettoso del lavoro fatto in decenni e, cosa più importante, rendere i dati, e questo è il mio secondo messaggio, rendere i dati sempre più visibili porta e amplifica il problema della data provenance e dell'accountability dei data providers, perché i data providers avranno sempre più capacità di vedere i propri dati e se i dati loro li vedono utilizzati in un circuito tipo lo European Open Science Cloud senza tenere conto di quanto loro hanno fatto, di quanto loro hanno contribuito, questo nel lungo termine sarà un problema e non sarà un vantaggio. Tralascio quello dell'ERIC perché è il consorzio europeo con 13-14 paesi già
diciamo, coinvolti più due che stanno entrando nel 2021 e l'obiettivo chiaramente è quello di fare i dati fair. Tralascio anche i costi, ma diciamo sui costi andrebbe aperta un'altra discussione perché la sostenibilità è anche questa, perché il valore economico di tutte queste infrastrutture è superiore a 500 milioni di euro e i paesi europei spendono più di 100 milioni di euro l'anno per mantenere questi servizi operativi. Quindi mantenere la parte di integrazione con un costo inferiore ai 10 milioni di euro l'anno, diciamo, non è una cifra improbabile perché stiamo intorno al 15% del valore economico. Il terzo commento che volevo fare come contributo alla discussione è quello che quando parliamo di una banca dati e quando parliamo di un'infrastruttura di ricerca, non ci sono soltanto i dati e il servizio per accedere a questi dati, ma ci sono tutta una serie di servizi che vanno dalla qualificazione, dall'archiviazione e dall'accesso, che fondamentalmente devono essere curati, mantenuti e standardizzati alla stessa stregua dei dati. Quindi i principi FAIR sono dei bellissimi principi, ma se non mi danno le risorse per poter mantenere questi servizi, praticamente sono soltanto dei principi inattuabili. Se mi permettete il paragone provocatorio, è come un bellissimo documento contro la fame nel mondo o a favore della sanità pubblica in periodo di Covid che tutti condividono, ma senza che poi ci siano delle pratiche per attuarlo. E concludo facendo un esempio, proprio che viene da EPOS. Ora, la parte di generazione dei dati, quindi acquisizione, controllo di qualità, metadata e standardizzazione, viene fatta dai data providers, che nel caso di EPOS questo vuol dire ingaggiare i data providers. Qui si pone già un problema, perché federarlo a livello di comunità è fattibile nella misura in cui queste infrastrutture sono gestite da organizzazioni di ricerca che hanno un impegno, un commitment perenne a lungo termine nella loro gestione. Questo porta a un problema nel coinvolgimento dell'università, ma non perché l'università non ha le competenze, ma non perché l'università non è in grado, ma perché l'università praticamente dovrebbe avere una gestione di questa infrastruttura. Voglio solo sottolineare che è diverso tra un'università o un dipartimento universitario e un ente pubblico di ricerca che ha l'impegno per statuto e per esempio per essere un centro di competenza della protezione civile di mantenere e fornire questi dati. Quindi è chiaro che federarli a livello di comunità è un obbligo ed un compito, però il modo e il meccanismo per ingaggiare qualsiasi data provider, il laboratorio della singola università, questo rappresenta un problema per EPOS e non credo soltanto per EPOS. Per quanto riguarda infine la parte dei servizi e quindi la qualificazione, di nuovo gestire i PID o i DOI o comunque arricchire i metadati costa. Dopo aver partecipato come EPOS a tre progetti in ambito EOSC, ci siamo ritrovati che le stesse società o iniziative che gestivano i PID, tipo EUDAT e tutti i centri, diciamo, i servizi informatici che ci hanno partecipato, di fatto noi dobbiamo pagare come singolo data providers 600 euro l'anno per avere accesso ai PID. E qui questo diciamo apre l'ultimo punto che volevo mettere, che era quello appunto della sostenibilità. Per cui secondo me il fatto di fare di rispettare ed obbedire ai principi FAIR siamo tutti d'accordo, ma questo richiede delle pratiche e delle soluzioni e richiede degli investimenti che rendono diciamo, questi principi attuabili. E secondo me c'è un errore di fondo, o meglio, diciamo, io temo che nella galassia della European Open Science Cloud si trascurino questi a favore di movimenti filosofici. Quindi, per concludere, io credo, volevo sottolineare che partecipare ad EPOS rappresenta il suo piano di integrazione, richiede, diciamo, la condivisione della sua visione e della sua missione che parte dalla condivisione dei dati e l'accesso aperto agli utenti, anche fuori delle comunità tematiche individuali. Stabilire un servizio tematico come un TCS, per definizione, è stato un approccio delle comunità. Per esempio, con Paolo discutiamo da tempo della sismica di riflessione, la sismica di esplorazione, ma questo richiede che una comunità si strutturi e abbia l'appoggio delle organizzazioni di ricerca affinché questi servizi vengano mantenuti e vengano integrati. Quindi
Quindi in EPOS non è mai stato EPOS ERIC o diciamo il coordinamento di EPOS che ha deciso come e quando fare un servizio tematico, ma è stato esattamente il contrario. Il File Data Management è un commitment dei dati provider che richiede risorse, competenze e finanziamenti. L'integrazione dei dati geologici richiede ancora l'armonizzazione dei contributi che vengono, per esempio, dai servizi geologici, ma con quelli che vengono dall'Accademia e delle organizzazioni di ricerca. E in molti stati europei i servizi geologici appartengono a ministeri, incluso l'Italia, diversi da quelli che governano e che finanziano la ricerca. E questo in alcuni casi ha rappresentato e rappresenta dei problemi. E infine volevo concludere dicendo che attualmente i dati hanno un enorme valore socio-economico, che richiede la definizione di principi, e i principi FAIR li abbiamo citati, e l'adozione di pratiche. Ma quello che serve è quello di mantenere e preservare le esperienze, le competenze che sono necessarie a rassicurare il quality management e la standardizzazione. Pensare di condividere tutti i dati e renderli accessibili in degli hub centralizzati, secondo me, rischia, ci porta molto più verso il social mining dei dati scientifici che nel lungo termine ucciderà le competenze e l'esperienza decennale e pluriennale delle comunità scientifiche che li hanno prodotti e curati. E credo che mi fermo qui, spero di essere stato nei tempi. Grazie Massimo, è stata una bella presentazione.